Buonasera, vi chiedo un momento di attenzione, seguitemi perché è arrivato un messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense, quindi allerta meteo diramato dalla Protezione Civile, è arrivato il codice rosso mezz'ora fa, che ci allerta per possibili precipitazioni intense dalle ore 00 del 22 gennaio 2017 alle 17 di domani, 20, sempre 22 gennaio 2017. Quindi in caso di forti temporali, di piogge persistenze, con conseguente rischio di esondazione di corsi d'acqua, fiumare, di mareggiate, condizioni climatiche avverse, in qualità di sindaco vi chiedo cortesemente, al fine di scongiurare qualsiasi possibile di eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, invito tutti quanti, nessuno escluso, a tenere un atteggiamento responsabile e di massima prudenza. Quindi stasera vi prego di rientrare presto, anzi, se ove possibile, di non uscire proprio di casa. Quindi usiamo massima prudenza e vi raccomando categoricamente di evitare di prendere qualsiasi iniziativa che possa creare pericolo per se stessi e per gli altri, di raggiungere luoghi sicuri se ci si trova per strada, ma questo vi prego di scongiurarlo, quindi stiamo a casa e quindi rimaniamo chiusi in casa. Per qualsiasi evenienza, per qualsiasi problema, il numero del centro operativo comunale che è stato già attivato è il 0965 78 37 78, quindi non chiamiamo il 112, il 113 e il 115 per evitare che si sovrappongano interventi. Quindi speriamo che non succeda nulla, però vi prego, attenetevi scrupolosamente a questo invito per evitare che ci siano episodi che possono creare qualsiasi disagio, qualsiasi pericolo. Quindi ripeto il numero 0965 78 37 78, è attivo e saremo noi a coordinare tutte le chiamate. Quindi ripeto, non dovete chiamare il 112, il 113 o il 115, ma chiamate scrupolosamente il numero della Centrocom che sarà operativo e saremo noi a coordinare tutte le eventuali emergenze e gli eventuali soccorsi. Grazie, vi ringrazio e ringrazio tutti quanti. Un appello anche a tutti gli operai: se vedete che ci sono e la situazione dovesse peggiorare in nottata o alle prime luci dell'alba, recatevi urgentemente presso il Centrocom senza alcuna chiamata e sarà emergenza, quindi non c'è bisogno di chiamata. Ringrazio tutti coloro che si atterranno scrupolosamente e sicuramente saremo tutti a questo invito e ringrazio quanti ci daranno sostegno in questa ennesima situazione di emergenza. Grazie alla televisione, a Studio 95 che c'è la possibilità di raggiungere tramite la radio questo messaggio tutti i destinatari del presente e speriamo che anche questa ondata di maltempo, questa emergenza possa passare senza lasciare, diciamo, danni a cose o a persone.